trovato una traccia olfattiva, per cui fosse un animale o qualcosa. Adesso cambia il capo muta. Allora è facile, questo è il freno davanti e questo è il freno dietro. Magnifico! Bello! Vero? Allora Mario, e questo si chiamerebbe un go-kart, però non sì, però esatto. Con i cani. Questo si può correre da 4 fino a 8 cani. Di sled dog. Sled dog. Ma senti, qui fate delle gare, cioè è una disciplina sportiva, è una cosa divertente, basta, com'è? No, noi qui abbiamo una pista di 12 km. Qui vengono a allenarsi, vengono a correre la domenica. Poi abbiamo la scuola italiana nostra. Scusa, e invece questa imbragatura che mi hai messo non serve per fare delle gare? No, per fare dog trekking. Dog andiamo, trekking, cioè? Andiamo a passeggiare, il consiglio. Col cane? Col cane. Attaccato alla pancia? Sì. Che cane mi dai? Come si chiama? Ti do Bieber. Mi sembra il più cattivo di tutti. Allora fermati Bieber. Sarà il mio book. Non nel senso del libro, nel senso del libro, Zana Bianca. Oh. Andiamo. Adesso lei sta andando un po' dove vuole. Ecco, com'è? Allora non è il padrone che porta in giro il cane, in questo caso è davvero il cane che porta in giro il padrone. Sì, ma diciamo che si dà un po' il comando, in line, Silver, vedi? Mm. Se lei dice in line, stai dritta. Sai che è molto rilassante, mi sta dando un contributo serio la deambulazione, eh? Senti, ma è questo sport, diciamo così, cioè tu lo offri ai turisti come possibilità? Esatto. Aspetta che ci siamo ingarbugliati. Silver in line, come si dice? Esatto. Ok, vai. Devo solo imparare a dargli i comandi in modo che non vada dove vuole lei, ma dove voglio io. Esatto, adesso se noi vogliamo girare giù, gli devi dare là, se lei dici. Silver, esatto. Silver, ah. Dai, ci va davvero. Certo. Silver, Zanna Bianca, guarda che cosa ho qua, guarda, Oppa! Samai, dentini? Brava, gentile, carina, dolce e deliziosa.